Presentazione presso la presidenza dell'Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze di Arezzo del progetto di digitalizzazione dell'archivio di Gianfrancesco Gamurrini. Questo progetto costituisce la prima parte delle manifestazioni promosse dall'Accademia Petrarca di Arezzo per ricordare il centenario della morte dell'archeologo, letterato e storico aretino. Sì, si tratta della prima fase delle celebrazioni previste, per ricordare il centenario della morte di Gianfrancesco Gamurrini che ricorre nel 2023. Cominciamo con la digitalizzazione dell'archivio e seguirà poi nel 2023 un convegno internazionale, di 3 giorni con, studiosi italiani e stranieri. E noi speriamo di poter completare questa prima fase, cioè la digitalizzazione, in modo da poter mettere a disposizione degli studiosi che verranno per il convegno il prodotto già terminato e confezionato. Sarà un'operazione molto lunga, ci immaginiamo. Sì, è un'operazione che ci vuole almeno un anno. E quindi la inizieremo a giorni, quando avremo completato tutti i contatti che dobbiamo ancora perfezionare, e quindi procederemo e sarà una cosa sicuramente di grande rilievo sia a livello locale, regionale, nazionale e anche internazionale, perché Gamurrini è stato il più grande intellettuale uomo di cultura aretino a cavallo tra 8 e 900. E che aveva appunto rapporti non solo locali, non solo nazionali, ma anche internazionali, perché era in contatto permanente con quello che si chiamava allora Istituto di Corrispondenza Archeologica e che oggi si chiama Istituto Archeologico Germanico di Roma, che è una delle massime istituzioni culturali per la storia e l'archeologia.